Torna puntuale come sempre l'appuntamento con Expo per lo Sport, la due giorni di promozione sportiva dedicata a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. La settima edizione, che prenderà il via sabato 4 settembre, invaderà nuovamente i viali del Parco Sempione, permettendo ai ragazzi di avvicinarsi a sport meno conosciuti e praticati. Non solo calcio, volley e basket, infatti, ma anche tiro al piattello, yoga, baseball, hockey su prato, arrampicata, pattinaggio e vela. Un vero e proprio villaggio olimpico nel cuore verde di Milano. Abbiamo tutti negli occhi le imprese dei Giochi Olimpici di Tokyo e quelle che stiamo vivendo in questi giorni dei Giochi Paralimpici, e lo sport di base è fondamentale perché è da qui che nascono gli atleti, quindi parlare di sport a settembre a Milano all'aperto subito dopo una manifestazione così importante che ha dato dei risultati così entusiasmanti per lo sport italiano, credo che sia il modo migliore per partire con la nuova stagione autunnale. C'è tanto sport paralimpico e questo è una cosa importante, è una novità e punteremo su questo qui e anche altrove, perché credo che siano delle esperienze, delle storie da narrare e da far conoscere alle persone, che danno uno sprint, la capacità a tutti poi di superare i propri problemi. Quindi investire sulle paralimpiadi e sullo sport paralimpico credo che sia importante. Quest'anno lo faremo con maggiore intensità. Una kermesse che guarderà anche ai bambini della Torre dei Moro di Via Antonini, il grattacielo distrutto da un incendio pochi giorni fa. Proprio a loro sono stati infatti riservati alcuni posti specificatamente dedicati. Abbiamo ovviamente nel cuore tutte queste famiglie che in questi giorni hanno perso tutto, hanno perso tanto, e per i loro bambini verranno riservati dei posti per questi ultimi giorni di centro estivo di Expo per lo Sport, quindi quelli che sono interessati senz'altro ce lo potranno segnalare e abbiamo già concordato con gli organizzatori questa possibilità.